Ok, buongiorno a tutti, dovremmo essere live, faccio il mio solito controllo, ma dovremmo proprio esserci. Allora, questo programma che inizia oggi, che si chiama L'altra faccia della medaglia, ha l'intento di farci vedere la realtà a cui siamo abituati o a cui crediamo di essere abituati da un altro punto di vista. E proprio oggi, per iniziare, visto che stiamo trasmettendo su un social network, parleremo di social network. Sembra paradossale, eppure, i social network al giorno d'oggi hanno proprio invaso tutta la nostra vita, tutto il nostro quotidiano. E abbiamo qui con noi oggi per parlare di questo argomento, Stefano Re, che è un docente di metacomunicazione. Buongiorno Stefano. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. E il dottor Benedetto Tangocci, psicologo, che di recente ha pubblicato un libro sull'argomento. Buongiorno Benedetto. Buongiorno Alice, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Ok, allora, come dicevamo, i social network fino a una quindicina di anni fa erano una cosa a cui non eravamo poi così abituati, qualcuno li aveva, qualcuno non li aveva, mentre adesso pare che abbiano totalmente invaso il nostro spazio immaginativo, le nostre vite. E sono diventati poi, soprattutto con gli ultimi eventi, un vero e proprio fenomeno di massa, no? E tanto che ci si interroga, tanto che ci si interroga, quanto questo fenomeno di massa ci abbia invasi in modo positivo o forse ci siano degli aspetti negativi che forse varrebbe la pena che fossero evidenziati. Insomma, vogliamo quindi offrirvi un'analisi di questo fenomeno perché l'idea è che ci connettono anche a grandi distanze, no? Noi tre non siamo, ad esempio, in questo momento fisicamente nello stesso luogo, però ci siamo conosciuti grazie proprio a questa nuova tecnologia. Però si dice, anche forse a livello di voci di corridoio, a livello proprio di discorsi da bar o da parrucchiere, come preferite, che i social network fanno male. E vogliamo capire veramente, appunto, questo eventuale danno, se c'è e a che livello si riscontra. Quindi Stefano, io inizio con te. Parlaci un po' facci un po' un excursus, del fenomeno social network, come è iniziato e come si configura invece al giorno d'oggi. Sì, dunque, vabbè, io non sono proprio uno storico della rete, però ne sono stato un po' un testimone perché l'ho vista nascere, nel senso che io già mi connettevo alla fine degli anni Ottanta, quando non c'era ancora tecnicamente internet, c'era quello che si chiamava Minitel, Videotel, insomma, delle altre forme di rete, no? Andavano sulla linea telefonica. E poi è arrivato internet. All'inizio io non lo frequentavo in maniera particolarmente assidua, anche perché c'erano delle cose che si chiamavano BBS, funzionavano in un modo un po' più non tanto complicato quanto farraginoso, diciamo, no? Per cui c'era una certa difficoltà di approccio, non era così user friendly come oggi è internet. Poi ci sono stati vari sviluppi, sono creati tutto il periodo dei forum, delle mailing list, che è durato tutto negli anni 90, e poi, diciamo, nella prima metà dei primi anni del 2000, cioè, fino al 2004-2005, hanno cominciato a nascere, a sorgere questo concetto di social network, che originariamente era nato come luogo di ritrovo tra persone, diciamo, lontane, appunto, che magari per qualche motivo volevano ritornare in contatto. Quindi magari lo stesso Facebook, no, prende il nome da quei libri tipici delle scuole americane, che sono quelli dove ci sono un album di fotografie, no? Classe per classe, negli anni in cui raggiungono il diploma. Per cui, diciamo, l'idea di chiamarlo Facebook richiama proprio quello: ritrova i tuoi compagni del liceo, no? Del college, e rientra in contatto con loro. Per cui l'idea dei social network inizialmente era tecnicamente questa. Poi ovviamente si è sviluppato, e nello svilupparsi ha evidenziato tutta una serie di dinamiche che
da un lato sono state sfruttate commercialmente, dall'altro poi adesso hanno altri utilizzi ancora, e che sono quelli di cui penso che adesso parleremo, e mi sembra che siano parte appunto integranti del libro che il dottor Tagocci ha appena finito di scrivere, per cui penso che magari vorrà introdurre lui questo aspetto, comunque insomma, vi lascio l'approfondimento almeno in parte su questa cosa, che poi potremo discutere andando avanti. Una sola notazione che volevo fare, brevissima, è che mentre, che almeno una cosa che ho notato io, e poi magari appunto piacerebbe sentire anche il parere del dottore, che in internet all'inizio gli spazi di queste discussioni erano molto più ampli, cioè nel senso ogni utente, per esempio nei forum, nelle mailing list, solitamente esprimeva i suoi pensieri in una maniera ampia, per cui erano solitamente cose corpose, interventi corposi, che poi tra l'altro restavano fruibili nel tempo, perché nei forum, ma anche nelle mailing list, perché avevi gli archivi, tu potevi ripescare e riprendere discorsi che magari erano stati iniziati mesi prima o settimane prima, cosa che invece nei social network sempre di più si riduce, c'è questa timeline che scorre velocissima e gli interventi sono necessariamente sempre più brevi, addirittura uno come Twitter ne ha fatto la regola, no? Che tu hai un minimo numero di caratteri per esprimere in sintesi più veloce. Ecco, questo passaggio linguistico, che insomma, sembra che abbia degli effetti anche psicosociali interessanti, magari vale la pena approfondire. Infatti, assolutamente. Ecco, invece, appunto, a Benedetto volevo chiedere questa cosa, no? Dato il proliferare di questi social network e soprattutto in particolare nell'ultimo anno si parla della didattica a distanza, quindi qualcosa di rivolto a gente molto giovane, gente in età scolare, quali sono gli effetti psicologici di questo uso così diffuso di questo mezzo di comunicazione? Beh, gli effetti sono molteplici, ovviamente, perché i social e il digitale in generale è diventato pervasivo, quindi buona parte della nostra quotidianità si è spostata online, purtroppo, aggiungo, e quindi ciò, nel senso, comporta molte cose. Io vorrei però iniziare da una contraddizione per certi versi, cioè la maggior parte della popolazione ha accolto il fatto che esistevano già ovviamente, ma che ci fosse a disposizione, e anche il conoscere, cioè tanti Zoom non l'avevano neanche mai sentito rammentare fondamentalmente, poi sono stati obbligati a conoscerlo, come meno male che c'è, e sono dei validi sostituti alle relazioni in presenza, o almeno meglio che niente. E però al contempo è nata anche una sorta di insofferenza, soprattutto ai bambini e adolescenti che passavano praticamente l'intera giornata in quel modo. E poi questa cosa, diciamo, è apparsa anche sui giornali, perfino sui giornali si è letto di bambini insofferenti alla DAD, ridatti a distanza, che stavano male, lanciavano degli appelli d'aiuto. Quindi è un qualcosa che esiste, non soltanto, diciamo, nella mentalità dei dissidenti, è un qualcosa di reale. Però ciò nonostante non viene integrata. C'è un fenomeno che, per certi versi, cioè in psicologia si chiama dissociazione, cioè la mancata integrazione di un elemento, per certi versi evidente, in una visione più complessa, dalla quale invece alla quale non ha accesso fondamentalmente. E quindi, non avendo accesso, continuiamo, cioè, parlo, diciamo, un plurale generale, non noi, cioè continuiamo a dire meno male ci sono, essere grati alla tecnologia, eccetera, pur accusando dentro di noi gli effetti deleteri di una mancanza di socialità, perché, cioè, ci diceva già Aristotele, siamo animali sociali, non è la scoperta del secolo questa, voglio dire, l'abbiamo sempre saputo. E ora arriviamo, ho letto l'altro giorno e mi sono vergognato tantissimo, tra l'altro perché era nella mia provincia, quindi cioè, non vuol dire niente ovviamente, ma è sembrata di una gita scolastica virtuale, cioè questi poveri ragazzini messi davanti al computer in classe ovviamente, o a casa, insomma quello che sia, a fingere di salire sull'autobus, di andare in gita, cioè non è possibile che chi ha organizzato tutto ciò non abbia una percezione cioè l'avrà fatta a sua volta le gite scolastiche, saprà che sono le relazioni umane che contano, sarà che è quello l'importante, eppure viaggia su due binari paralleli. Ecco, a me questo spaventa, perché questo non rendersi conto di ciò che perdiamo e considerare positivo esattamente ciò che ce lo fa perdere,
potrebbe anche portare a delle conseguenze, cioè non lo so, io penso all'Ikikomori che in Asia, in Giappone, in Corea, insomma, penso tutti ne abbiamo sentito parlare di questo fenomeno di adolescenti soprattutto, ma non solo, che si chiudono nella loro casa, spesso nella loro stanza, rifiutandosi di uscire dal confronto con il mondo reale. Cosa fanno nella loro stanza? Stanno al computer, stanno nel mondo virtuale che appare più reale di quello che in realtà è. È finto, è virtuale, cioè scusate, il contrario di quello che è vero, cioè quello virtuale sembra più reale di quello che è finto. Ecco, questo è frutto di una dissociazione, perché una parte di te lo sa che quella non è la realtà, ma non viene integrata. Io temo che questo possa avere, cioè noi in qualche modo diventiamo alienati, cioè dimenticando l'importanza che tutti sappiamo per esperienza, tutti siamo stati a un concerto dal vivo, cioè qual è com'è possibile dimenticare la differenza tra un concerto dal vivo e seguire una trasmissione in diretta Zoom? Cioè, non è possibile. Questo è un elemento preoccupante. Sì, assolutamente. Tra l'altro, appunto, per quanto riguarda, l'effetto psicologico, mi viene da dire che mentre per noi che siamo fuori dalla scuola dell'obbligo, stare più o meno online è almeno formalmente una scelta, poi bisognerebbe andare a vedere in realtà se lo è davvero, no? Dato che se stiamo a casa senza uscire per mesi e mesi, però invece per gli studenti della scuola dell'obbligo con la DAD diventa un vero e proprio obbligo. E quindi viene da chiedersi, insomma, è legittimo, è giusto obbligare una persona a stare online? Allora, vi siete zittiti tutti e due? L'avete fatto di volutamente o è un... Ah, ok. io temo sempre l'inconveniente tecnico, non essendo un mago dei social network. Temo sempre l'inconveniente tecnico, ma vabbè, è venuto al momento giusto perché volevo cambiare argomento e parlare del fatto che si sente dire che queste piattaforme, che questo uso, soprattutto appunto quando se ne fa un uso indiscriminato, queste piattaforme ci condizionano il nostro pensiero. E quindi si parla forse di manipolazione, sta di fatto che queste piattaforme vanno a incidere su due aspetti molto importanti, che sono la percezione di realtà, cioè la rappresentazione che ci facciamo del mondo intorno a noi, e sulla percezione di identità, cioè dell'idea che abbiamo di noi stessi. Quindi stiamo parlando di due aspetti fondamentali di noi stessi, e se vanno a incidere su questi due aspetti, forse una qualche manipolazione ci sarà a un certo livello. Vorrei in questa parte dell'intervista cercare di capire a che livello è pervasiva questa manipolazione. E iniziamo con Stefano che avevo sentito nei lavori precedenti parlare del meccanismo del feedback. Quindi spiegaci bene questo meccanismo e come va a intaccare la percezione di realtà e la percezione di identità. Sì, dunque, cercherò di essere il più sintetico possibile, perché in realtà l'argomento è un po' complesso e mi scuserà chi qualcosa ne capisce, in particolare appunto l'altro ospite benedetto, perché appunto cercherò di semplificare al massimo, diciamo, l'argomento, anche banalizzando alcuni passaggi per renderli più comprensibili. Diciamo, volendo proprio appunto descrivere la cosa nel modo più rapido possibile, noi siamo abituati a credere che la realtà sia qualcosa di esterno a noi, cioè qualcosa che è là fuori ed è esattamente quello che noi vediamo e pensiamo di vedere, di percepire, ed è così per tutti in maniera, noi usiamo spesso i termini come obiettiva, oggettiva, no? Quella realtà oggettiva, la realtà, i fatti reali, eccetera, no? Ecco, tecnicamente parlando, tutto ciò che noi vediamo, qualsiasi cosa sia, passa attraverso il nostro cervello, cioè noi recepiamo gli stimoli attraverso i sensi, che sono gli occhi, il naso, eccetera, ma le orecchie, ma tutta questa roba qua non porta dei significati. Cioè, all'interno di
i nostri organi recepiscono soltanto, non so, la rifrazione della luce più che un cambio nelle vibrazioni dell'aria o nella temperatura, ma non ci dicono qui c'è un tavolo, lì c'è una rissa, quello lì c'è la barba. Cioè, no, i nostri sensi mandano solo dei segnali elettrici al cervello, elettrochimici al cervello, e poi il nostro cervello che elabora sta roba e dice: ah, guarda quello lì che barba grossa che c'ha, o questo tavolo è proprio di un bel colore nero, eccetera, eccetera. Quindi la realtà nei fatti è sempre una nostra interpretazione. Qui si aprirebbe il discorso se c'è o non c'è una realtà, però evitiamolo perché diventa complicato. Tornando a, diciamo, a questo elemento qua, poi c'è l'identità, l'identità che è l'idea che noi abbiamo di noi stessi, sostanzialmente, che noi costruiamo l'ambito della nostra esperienza di vita, attorno a cui vogliamo, cioè, è ciò a cui tendiamo ad assomigliare, diciamo, ed è ciò che prendiamo a riferimento per giudicare, per valutare come ci stiamo comportando e che di fatto definisce un po' il nostro comportamento. Noi cerchiamo di essere quel tipo di persona che noi è quella che poi definiamo la nostra identità, no? Assomigliare a questa cosa. Quindi sono entrambe delle concettualità che stanno dentro il cervello di ciascuno di noi, sia l'idea di realtà, sia l'idea di identità. Ora, come si crea sta roba qui è di nuovo un meccanismo un po' lungo e complesso, però qui facciamola semplice. Uno degli elementi fondamentali nel rafforzare, nel definire, nel sostenere, diciamo, le nostre idee di realtà e di identità viene attraverso i feedback. Che cosa sono i feedback? Sono i segnali di ritorno che ci arrivano quando noi ci comportiamo in base a queste idee. Se per esempio io penso che sono in un campo nudisti e mi metto nudo e vado in giro tutto nudo, i feedback sono come reagiscono le altre persone attorno a me. Se tutti quanti, anche loro sono nudi e non ci fanno caso, confermano il fatto che sono in un campo nudisti. Se invece tutti sono vestiti, mi guardano, fischiano e dicono che cacchio fai, guarda quello lì che buffo, chiamano la polizia e mi denunciano per oltraggio al pubblico pudore, la mia percezione di realtà non trova dei feedback che la sostengano, per cui è facile che io la metta in discussione. Per esempio potrei dire: accidenti, mi sono sbagliato, no? Pensavo fosse un campo nudisti, invece no. Ecco, questo perché noi costruiamo e rafforziamo e teniamo le nostre idee di realtà e di identità proprio sulla base dei feedback. Ora, perché i social network diventano così importanti in questo meccanismo? Perché mentre nella vita sociale, prima Benedetto parlava di, cioè, chi non si ricorda com'era stare a un concerto dal vivo, io dico, i nuovi giovani, forse non, quelli appena arrivati, forse non se lo ricorderanno mai, perché non avranno mai più occasione se il mondo dovesse vietarlo permanentemente, per cui per loro quella realtà non esisterebbe proprio più, l'idea non ci sarebbe più, no? Ecco, quindi, cosa succede? Perché i social hanno un ruolo così importante? Perché mentre nella vita di prima, quella in cui andavamo al concerto, l'occasione di interagire, avere feedback da più di 10 persone in una giornata era rara, era quella volta che andavi al concerto e comunque era gente di cui il feedback era solo visivo, non c'era un vero e proprio dialogo, le persone con cui interagivi erano le due che incontravi al bar, le tre con cui ti trovavi in ufficio e magari se interagivi con uno sull'autobus, no? O il tuo vicino, ecco. Adesso tramite i social network, in un arco di tempo ristrettissimo, si entra in contatto e si hanno feedback di ritorno con centinaia, se non migliaia di persone. Dentro un gruppo affollato puoi avere feedback di ritorno a 10.000-15.000 persone nell'arco di un pomeriggio. Ecco, il cervello non distingue tra i feedback, diciamo, di un tipo o di un altro, sono feedback di ritorno, per cui sì, ci sono le distinzioni, però diciamo comunque il peso c'è. Va da sé che se io da un lato ho un feedback di ritorno di 4-5 persone, dall'altro di 10.000 persone, la potenza di convincermi di cosa sia la realtà, no, dello strumento che me ne porta 10.000 di spinte, è enorme rispetto all'altra. Ed è questo il motivo per cui, come diceva prima Benedetto, addirittura diventa più reale ciò che vivi online, ciò che metti nei social, di ciò che vivi davvero. Vi faccio un esempio su questo, chiudo, tipico. Poi tempo fa andava di moda quello di postare i piatti, no? Quando uno mangiava, fotografava quello che mangiava, prima di mangiarlo, fotografava il piatto, lo metteva. Ecco, sembra una battuta, ma se io mangio e non lo dico a nessuno, quel piatto lì, per me, non per gli altri, per me diventa, per il mio cervello, è meno reale che se io lo fotografo, lo metto online, poi magari neanche lo mangio, ma 10.000 persone mi danno un feedback, cavolo cosa mangi, guarda quella roba lì, che buona, che cattiva, fa bene, fa male, no? Quel piatto, quel mio pranzo, ipotetico che neanche si è realizzato, però online diventa più reale di quello che ho vissuto io da solo con me. Questo è il potere dei social network. Certo, ma tra l'altro ieri sera quando stavo rivedendo l'intervista per tipo la quinta volta,
mi era venuto a pensare che questo meccanismo di feedback, specie se positivo, dato che viene da così tante persone, è possibile che sia accostato al concetto di love bombing, che poi è tipico anche delle sette, di questi gruppi un po' strani? Non hai detto chi era la domanda, non sapevo se stavi... Parlando tu, però in realtà la domanda era... Era già andato molto lungo. Sì, sicuramente sì, nel senso, questo che citi, il meccanismo di love bombing è una cosa studiata, in particolare nei gruppi di culto, no? Nei gruppi cultistici, grandi studi fatti da associazioni psichiatriche americane sulle metodologie applicate in questi gruppi di reclutamento e di diffusione dei culti locali, no? E il love bombing è una cosa che è stata usata molto anche in quei corsi di evoluzione professionale che andavano molto, tipo Scientology. Comunque, per essere molto semplici, giusto per chi non conoscesse il termine, il meccanismo di love bombing consiste nel fatto di portare un individuo in un contesto, spingerlo a fare delle dichiarazioni, delle confidenze un po' imbarazzanti, e poi ricoprire questo suo comportamento, reagire collettivamente con una manifestazione di affetto enorme e molto dichiarata, tipo proprio anche questi qua che sono tecnicamente sconosciuti ti circondano, ti abbracciano, applaudono, ti abbracciano, qualcuno piange, eccetera, no? Ecco, questa sensazione, questo, noi siamo abbastanza abituati a essere riservati in ambito emotivo, comunque ad avere dei limiti, no? Nell'esposizione emotiva. Questo sbilanciamento e questa reazione è come un forte effetto, diciamo, di nuovo, prendetela con le pinze, ma tipo una droga, ok? No? Ti mette in moto dei meccanismi che è come se tu assumessi una sostanza psicotropa. Per cui utilizzarlo, diciamo, per associarlo, no, a dati comportamenti, può essere un modo di avviare dei processi di socializzazione particolari. Esatto, e mi piace molto questo tuo uso, questo tuo parallelismo con la sostanza psicotropa, perché appunto poi nel meccanismo di love bombing, quando si arriva a un secondo livello di introduzione della setta religiosa o insomma di quella cosa in cui si svolge questo fenomeno, dopo ti tolgono questo affetto e vai in una vera e propria astinenza, no? E anche nei social, Benedetto, si parla di dipendenza biochimica, quindi di sostanze che vengono prodotte attraverso, ad esempio, il like, il cuoricino, eccetera, eccetera, e poi rischiano di venire tolte. Ecco, ma si può davvero parlare di dipendenza biochimica? A che livello? Spiegaci un po'. Assolutamente sì, cioè il meccanismo è esattamente quello descritto da Stefano e vale sia per sostanze d'abuso, sia per il love bombing nelle sette, ma anche nei social network, in particolare gli studi fatti sulla social network addiction, su cui stiamo studiando, perché comunque è sempre più grave, fondamentalmente sempre più pervasiva, hanno mostrato sotto risonanza magnetica funzionale che vengono attivate le stesse aree del cosiddetto circuito di ricompensa, che sono in particolare l'area tegmentale ventrale e il nucleus accumbens. Cioè dall'area tegmentale ventrale viene rilasciata la dopamina, che è il neurotrasmettitore che diciamo è interessato in praticamente tutte le dipendenze, sia da eroina, cocaina, da qualsiasi sostanza, ma anche da quelle comportamentali, dalla game addiction e dalla social network addiction, fondamentalmente. Cioè, per quanto riguarda i social, si attiverebbe questa zona ogni volta che c'è il tentativo e riuscito, diciamo, di ricevere commenti positivi su Facebook. Cioè, è un qualche cosa che è stato studiato ad arte, non è che è casuale, fondamentalmente, tra l'altro è stato anche dichiarato che era stato studiato ad arte, quindi non è che lo ipotizziamo noi semplicemente. Ma questo meccanismo è talmente pervasivo e potenzialmente distruttivo che, per spiegarlo, vorrei farmi riferimento a uno studio ormai classico fatto su delle cavie, dei poveri topolini, dei disgraziati, fondamentalmente, su cui veniva... fatto un protocollo che si chiama di autostimolazione intracranica, ovvero sia veniva innestato dei diodi elettrici capaci di stimolare la produzione endogena della dopamina ogni volta che il ratto premeva una leva. Ecco, la cosa terrificante di tutto ciò è che ben presto, appena insomma il ratto aveva scoperto che premendo la leva si autostimolava, diventava questa abitudine così, diciamo, pressante, così necessaria,
che il topo finiva per lasciarsi morire di fame pur di non interrompere l'attività di autostimolazione. Cioè l'effetto della dopamina li abbiamo visti poi anche nello stereotipo del tossicodipendente, fondamentalmente, che l'unica cosa che per lui è importante è il craving, no? Quindi la ricerca spasmodica della sostanza. In alcuni casi, certo, non sempre, per carità, perché non è che ogni volta che uno, che ne so, prende una sostanza, tranne quelle più pericolose, insomma, quelle inducono maggiormente dipendenza, è a rischio di. E così non ogni volta che uno apre Facebook è a rischio di. Però il rischio esiste e si accumula via via con l'abitudine, man mano che rispetto ad altre forme di stimolazione quella diventa la principale fino a diventare l'unica e quindi ne diventiamo completamente succubi. Ecco, questo è un effetto che può essere da un punto di vista chimico estremamente potente. Ho capito, ma ecco, in che modo, stavolta mi rivolgo a Stefano, in che modo diciamo i creatori di questi social network, chi lavora intorno a questi social network, sfrutta questo meccanismo per le proprie finalità, diciamo così. Tu parlavi di shadow ban, cioè di un oscuramento totale o parziale di determinati contenuti. In che modo questo tipo di oscuramento di contenuti si lega alla dipendenza biochimica e con quali esiti? Sì, allora vorrei prima fare un piccolissimo inciso che si collega alla domanda e che prende proprio le mosse da quello che stava dicendo adesso Benedetto, che ha spiegato in maniera così perfetta, lucida, il meccanismo da un punto di vista biochimico. Come diceva Benedetto, non è casuale, è stata una strategia attuata in realtà in divenire, no? Mano a mano che scoprivano questi effetti e l'efficacia di questa cosa, la testavano proprio sui social e poi la applicavano in maniera sistematica, al punto che, faccio notare un piccolo elemento di questa strategia, un piccolo passaggio che è indicativo, su Facebook in particolare, quando uno si registra a un profilo che si chiama tecnicamente profilo privato, questo profilo può arrivare al massimo ad avere 5.000 utenti come contatti diretti, quelli che vengono definiti gli amici. No, perfetto, che hanno delle possibilità, diciamo, di contatto un pochino più diretta rispetto a chi ti segue semplicemente o agli altri utenti dei social. Ecco, la cosa interessante è perché c'è questo limite di 5.000 dopo il quale vieni spinto fortemente a creare una pagina, cioè a entrare in un'altra modalità che poi ha delle caratteristiche che magari traccerò brevissimamente. Perché per arrivare ad avere 5.000 contatti, cioè 5.000 persone che hanno deciso coerentemente di diventare tuo amico, seguirti, eccetera, ci metti qualche tempo. Cioè non è una cosa che succede in 20 minuti, è una cosa che succede come minimo in 1, 2 o 3 anni, cioè dipende poi ovviamente se uno entra già per qualche motivo con un'ampia pletora di contatti, però sono rarità. Mediamente le persone ad arrivare ad avere 5.000 contatti stretti che entrino nella tua lista amici di Facebook ci mette degli anni. Ed è esattamente quello che volevano, cioè in degli anni uno diventa assuefatto a sta cosa, perché giorno dopo giorno, chi più chi meno, chi una volta ogni 2 giorni, chi una volta ogni 3 giorni e chi tutti i giorni, piglia la sua dose di dopamina, cioè si auto-inietta come il topolino la sua dose di dopamina attraverso questo meccanismo. E uno in 3 anni è diventato dipendente, a quel punto gli blocchi la crescita. Cioè, siccome è stata una cosa esponenziale, tu sei assuefatto, hai bisogno di aumentare questa dose, resti fermo lì e ti tengono al palo lì finché non cedi e accetti di entrare in una nuova modalità che è la pagina, che in maniera molto crudele è studiata per abbassarti il feedback di dopamina. Perché cosa succede? Che quando entri nella pagina, nella modalità pagina, ti si abbassa la visibilità. Per cui, paradossalmente, quando fai questo passaggio e aumenta il numero di contatti che puoi raggiungere, ti viene dato questa sensazione di scarsità, no? Per cui a quel punto entri in astinenza e diventi, per esempio, cerchi di pubblicare cose molto che interessino, che stimolino più spesso, eccetera, e quindi entri ancora di più, no, in questo meccanismo, che è quello di cui parlavi prima, quando lo spacciatore smette di dare la dose al drogato. Ora, scusate, mi sono andato un po' lungo, cercherò di essere brevissimo nella risposta specifica che mi dicevi, cioè in che modo poi quali sono degli aspetti. Un altro aspetto tecnico, appunto, che citavi, questo dello shadow banning, lo dico molto molto brevemente, consiste nel fatto che oltre ad aver capito che possono utilizzare questa dipendenza vera e propria
in termini commerciali, cioè per costringerti ad usufruire dei servizi anche a pagamento, no? Dei social network che ti permettono di avere qualche like in più, qualche visibilità in più, e questo era probabilmente, almeno apparentemente, l'obiettivo principale nella prima fase della crescita dei social network. Adesso c'è una fase che io considero francamente molto più spaventosa, sinistra direi, che è proprio quella di utilizzare come addestramento questo meccanismo di dipendenza dopaminica. In cosa consiste questo? Nel fatto che non solo ti vengono abbassate la visibilità, appunto, a, diciamo, secondo schemi prefissati che servono a fidelizzarti e a renderti più dipendente ancora, ma ti viene selettivamente combinato una sorta di processo di punizione o di premio, utilizzando questo meccanismo di dipendenza dopaminica, a seconda di quello che dici. Cioè, se tu tocchi dei temi che per vari motivi non sono graditi, ti viene data una punizione, ti viene abbassata la visibilità, abbassato il ritorno dopaminico, e il tuo cervello associa al fatto che più parli di quegli argomenti, più hai una carenza, un disagio addosso. Più parli di altri argomenti che invece sono considerati, appunto, adeguati e fruibili, più ti viene aumentata la visibilità e quindi ecco che ti ritorna la compensazione dopaminica e tu sei più felice. Quindi di fatto questo a livello sottile è un addestramento molto profondo, soprattutto delle nuove generazioni. Più affrontano temi che non sono sgraditi a chi decide di cosa si può parlare, ma anche di cosa puoi pensare a questo punto, no? E più vengono puniti. E così vengono addestrati esattamente come i cani di Pavlov. Cioè, erano addestrati a cosa pensare e a cosa no. Capite? Questo è francamente spaventoso. E lo shadow banning, giusto, scusate ancora, tecnicamente consiste in questo: anziché tagliarti, cioè proprio, appunto, tu scrivi un post, basta, lo cancello, no? ti muto, che è una cosa traumatica e che crea delle reazioni, usano questo meccanismo più sottile dello shadow banning, che consiste nel fatto di abbassarne un po' la visibilità, un po' tanto, un po' poco, questo lo decidono gli algoritmi, a seconda di quanto nel tuo messaggio siano presenti certi termini e altri fattori un pochino più complicati da spiegare, che sostanzialmente determinano il livello di sgradevolezza, no, del tuo post, dei contenuti del tuo post. In base a quello, esso viene reso meno visibile. Per cui il concetto, appunto, è che uno non se ne accorge, non è che ha una cosa visibile, non è che ti viene detto, guarda, questo post qua non ci piace, quindi te lo puniamo, no? Semplicemente hai un ritorno minore. E quindi, appunto, il tuo cervello è portato a pensare, quello che scrivo non interessa, non piace, non serve e non mi dà quel ritorno che voglio, quindi scriverò altro. Eh sì. E tra l'altro anche proprio questo meccanismo, secondo me, va proprio a intaccare anche il concetto di identità, cioè l'idea di quanto ti senti figo e quanto invece ti senti sfigato. E quindi poi, se si moltiplica per giorni, per tantissime ore di esposizione durante l'arco della giornata, e poi assistiamo a fenomeni poco desiderabili dal punto di vista psicologico. Benedetto, io so che questa domanda non te l'eri preparata, però se vuoi commentare su questa mia ultima affermazione, credo che tu abbia le carte in regola per farlo. Mettere in campo l'idea di addestramento pavloviano, condizionamento classico in termini precisi, è assolutamente veritiero, cioè noi in qualche modo siamo portati a indirizzare i nostri comportamenti attraverso i feedback che ne abbiamo, cioè questo è, si chiama condizionamento, e fa parte anche del processo educativo, cioè non necessariamente un qualche cosa di sbagliato, cioè anche il genitore che ti insegna a non toccare qualcosa che ti fai male è una forma di condizionamento, cioè un qualche cosa che va bene. Il problema è che adesso tutto ciò è in mano a aziende private, innanzitutto, poi ce ne so che c'è per dare a Stefano più avanti di questo aspetto, ed è comunque un qualche cosa che, come dire, va in una direzione abbastanza polarizzata, in cui il cosiddetto pensiero unico, se non corrispondi, se non ti adegui, in qualche modo finisci tra i reietti, e finire tra i reietti, non tutti hanno la capacità di sopportare e di reggere, diciamo, la resilienza di poter essere se stessi nonostante questo scontro.
Alcuni sì, se no non saremmo qua, altri invece non riescono, e quindi la via più semplice, quella del minor attrito fondamentalmente, è quella di adeguarsi. E spesso così è, cioè nel senso costa meno adeguarsi piuttosto che fare una battaglia in difesa di quelli che erano i propri ideali, perché poi per un fenomeno di dissonanza cognitiva, cioè quando uno percepisce un'incoerenza tra quelle che sono delle proprie opinioni, dei propri valori, dei propri ideali, un proprio comportamento, questo fa star male in qualche modo, e quindi deve modificare uno dei due. Quale modifica? Quello che è più facile modificare, tendenzialmente si va verso la linea di minore resistenza, quindi piuttosto che fare Don Chisciotte della situazione, se non ci si è particolarmente vocati, è molto più facile conformarsi. Quindi sì, diciamo, ho confermato quello che ha detto Stefano con altre parole, ma il concetto è lo stesso. Infatti sì, sono d'accordo anch'io. Tra l'altro poi mi riallaccio anch'io a quanto ha detto Stefano, per quanto riguarda le regole, conformarsi alle regole della community, no? Questo post non è conforme alle regole della community e pertanto verrà rimosso. Ecco, vabbè, penso sia una cosa che è sotto gli occhi di tutti, che questi contenuti non conformi agli standard in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, spesso riguardano proprio contenuti di tipo sociale o politico, insomma. E quindi allora è lecito parlare di manipolazione del consenso, mi viene da chiedere. Ci sono già stati degli episodi in cui questo fenomeno di manipolazione del consenso è reso particolarmente evidente. E, ecco, nel preparare questa conferenza si parlava con Benedetto diceva: le stesse democrazie sono a rischio di svilirsi in dittature digitali non riconosciute come tali, e faceva l'esempio della minoranza musulmana in Birmania. Vuoi spiegarci un po'? Sì, forse perché diciamo è uno degli esempi più chiari e poi dimostrati, cioè la stessa Facebook poi ha ammesso di non avere, ovviamente un po' edulcorata l'ammissione, di non avere sufficientemente vegliato su che cosa? Su questa ondata di odio che in Myanmar, cioè il militari del regime birmano, avevano sapientemente incoraggiato nei confronti dei Rohingya, la minoranza musulmana, che come tutti sanno poi ha portato a un vero e proprio genocidio. Tutto ciò è stato alimentato attraverso delle fake news di regime, cioè non fake news di complottisti fondamentalmente, che disegnavano questa minoranza come stupratrice del popolo buddista, come, cioè delle donne buddista, come autrice, diciamo, di mille crimini che poi si rivelavano non veri. Cioè, tutto ciò ha creato questa ondata di odio a sostegno di tutto ciò. In particolare va considerato che la situazione della Birmania era strana, nel senso che veniva da una mancata digitalizzazione durata decenni, erano estremamente arretrati, e nel giro di pochissimo tempo, 2 o 3 anni, i cellulari, gli smartphone si erano diffusi, in particolare con Facebook, che veniva preinstallato già nella vendita, cioè veniva venduto già preinstallato, ed era diventato la principale fonte di informazione in un paese in cui sì, i giornali ovviamente esistono, ma non erano capillari, cioè è ancora molto rurale, cioè è un paese, diciamo, con delle differenze socioculturali grandissime nei confronti di noi, e che quindi non aveva maturato quelli che si potrebbero chiamare gli anticorpi digitali, cioè degli anticorpi sociali. Noi almeno un minimo di diffidenza l'abbiamo. Lì, diciamo, mancava tutto ciò, e sfruttando queste leve hanno potuto manipolare l'informazione in modo che poi molti articoli, anche letteratura scientifica, lo hanno evidenziato e mostrato, ecco, non sono teorie nostre fondamentalmente. E sono un esempio preoccupante di quello che può attenderci, perché sì, è vero che noi abbiamo, diciamo, un passato diverso, abbiamo gli anticorpi, abbiamo tutta una serie di cose,
ma via via si stanno consumando, perché via via la, dai bar, come diceva Stefano, si sta spostando tutto verso questa platea virtuale, e non solo, sempre il legame a Stefano è passata da dei forum che erano invece un qualche cosa di approfondimento, che restava di esplorazione, alla prima internet fondamentalmente, a internet 2.0, che si è spostata, adesso 3.0, 4.0, non lo so, però va verso sempre più la superficialità, più un qualche cosa superficiale, veloce, rapido, e più in qualche modo è manipolabile, perché viene meno l'appello a quella che in psicologia si chiama via centrale della persuasione, favorendo invece la via periferica, cioè l'attenzione degli indizi di per sé privi di importanza, cioè l'attenzione, l'ha detto il testimonial, l'ha detto la persona di una certa autorità, eccetera, piuttosto che al contenuto. Sì, ok, l'ha detto, ma che ha detto? Cioè, nel senso, ha detto una palese assurdità, ha detto una cosa che si può dimostrare, ha detto un qualche cosa che si può andare a verificare oppure no. Ecco, siccome è faticoso elaborare l'informazione attraverso questo canale della verifica, soprattutto sotto stress, e la velocità è uno stress, sotto pressione, in un paese come la Birmania che non era preparata ad affrontare tutto ciò, è facilissimo che a quel punto manipoli esattamente come vuoi una palese dittatura, perché Myanmar è una palese dittatura, non è che sia diverso, lo sfrutta in modo chiaro. E quelle che dovrebbero essere democrazie non possono certo sfruttarle in modo chiaro, però il sospetto è che possono diventare delle democrazie, cioè delle dittature camuffate da democrazia, perché nel momento in cui viene meno l'argomentazione del concetto e si va invece su questa spinterelle, no? a andare in una direzione, ecco che... insomma, la manipolazione è dietro l'angolo, e questo è preoccupante. Sì, e tra l'altro adesso, vabbè, tu dicevi la Birmania aveva poca alfabetizzazione a livello di internet, però nel mondo occidentale non è che l'Italia sia entrata nel contesto pseudopandemico con questa così grande digitalizzazione. Se facciamo paragoni con altri paesi come l'America, però, cioè, no, chiaro, se facciamo paragone con quel tipo di paesi è tutta un'altra storia, però nel nostro contesto l'Italia forse... sì, era però se l'America magari può essere, che so, 90, l'Italia 80, quindi sicuramente meno, la Birmania era 5. Sì, cioè, sì, assolutamente, assolutamente. Non volevo paragonare l'Italia alla Birmania, assolutamente. Volevo però paragonare... diciamo un contesto di digitalizzazione inferiore all'interno delle popolazioni del mondo occidentale, ma pensiamo anche al Giappone, pensiamo all'America, pensiamo anche forse ad altri paesi della comunità europea. Insomma, noi siamo entrati, secondo me, con una diffusione anche leggermente inferiore, ecco, e vabbè, comunque al di là di questo dato che può essere opinabile, insomma, è una mia percezione personale. Chiedevo anche a Stefano se anche, diciamo, nel contesto che riscontriamo nella situazione attuale si può fare un parallelismo, cioè se effettivamente anche qui con modalità totalmente diverse si stia cercando, e da che cosa si potrebbe dedurre tutto ciò, si stia cercando di instradare a piccole spintarelle verso una determinata posizione a livello politico o sociale, ecco. Beh, direi che è palese, cioè di una evidenza quasi imbarazzante, nel senso, il discorso che si è fatto finora, che abbiamo sviluppato finora, riguarda appunto il mondo dei social network, il mondo della rete, eccetera. Ora io spingo a ricordare un dibattito che sembrava molto acceso soltanto 2-3 anni fa, in cui sostanzialmente le televisioni in particolare, ma anche i giornali, quindi quelli che in qualche modo vengono definiti i media tradizionali, si scagliavano contro internet dicendo: in internet trovate solo balle, sono tutte bufale, la vera informazione è soltanto questa nostra, quindi attenzione perché crederete a scemenze. Se, ecco, nell'arco degli ultimi appunto 2-3 anni abbiamo visto che in internet improvvisamente i social network si sono
come dire, sposati, no? Hanno trovato questa felice unione, comunione con anche i media tradizionali, adesso cantano tutti la stessa rima, anzi, qualunque pensiero dissenziente o diciamo che non allineato appunto questa narrativa comune viene censurato anche sui social network, ed ecco che anche i media tradizionali oramai non dicono più che su internet trovi solo bufale, al massimo dicono che su internet c'è ancora un po' di spazio per qualche maledetto bufalaro, no? Per qualche diffusore di fake news, e questo è molto interessante soprattutto quando osservi che come se niente fosse nei media tradizionali, cioè nelle TV e nei giornali, che certamente da sempre non hanno avuto l'inclinazione ad ospitare in maniera massiccia pensiero dissenziente, ma questo è diciamo, anche un po' diciamo, fisiologico in una società, si tende ad avere un pensiero generico e normalmente i media tendono a rappresentare quel pensiero generico, dando però ovviamente anche degli spazi, questo è sempre stato presente, anche a forme di dissenso. Si pensi soltanto, qualcuno se lo ricorderà, qualcuno che non è nato l'altro ieri, Rai 3, no, ai tempi era la rete quella un po' della contestazione, dove potevi trovare dei programmi dissenzienti che dicevano cose un po' diverse da, ma anche gli altri canali, persino appunto Rai 1 e Rai 2, cioè le due TV no, ufficiali di Stato, avevano comunque posizioni un pochino diverse, per cui si davano magari anche solo formalmente, ma diciamo delle letture un pochino diverse. Questo tipo di pluralismo è completamente svanito, cioè oggi abbiamo qualche ombra di programma che compare qua e là in qualcuna di queste mille reti che sono una la coppia dell'altra, private, pubbliche, tutte identiche, in cui qualcuno dice una virgolina diversa da, e tutti gli altri passano la giornata a dire che quello è un idiota, un pericoloso terrorista, bisogna farlo scomparire. Cioè, non, veramente una situazione nei media tradizionali che è al di là di 1984, cioè, nel senso, è una cosa imbarazzante proprio. E la cosa spaventosa è che anche nella rete, dove che teoricamente la rete ha avuto fin dalla sua origine, finché poi ci siano interessanti approfondimenti, che la rete, come qualcuno sa, è nata come un progetto militare, in realtà all'inizio era un progetto militare dell'esercito americano, poi vabbè, comunque lo sviluppo della rete in realtà ha dato ampio spazio proprio all'espressione molto libera, tant'è che ancora adesso esistono delle aree della rete diciamo in cui si può dire veramente di tutto, di più, ma anche cose in un certo senso spaventose, imbarazzanti, preoccupanti o al limite di quello che potremmo considerare follia sotto vari profili, qualcosa sia, sono tutto da definire. Però ecco, era il luogo della voce plurale, se vuoi addirittura dell'inconscio collettivo nella sua espressione, se vogliamo essere un pochino più entrare nell'ambito della psicologia sociale o della psicologia. E, adesso si sta mettendo, cioè, diciamo che sono in qualche modo i social network sono diventati come anche i motori di ricerca, che poi appartengono sempre agli stessi gruppi e rispondono alle stesse dinamiche, ma allo stesso modo, cioè, sono diventati come dire, alfieri di questo stesso invadentissimo no? Nuovo spirito di conformità obbligatoria del pensiero che già stava, ha conquistato in maniera appunto palesemente imbarazzante i media tradizionali, tutti i giornali, tutte le TV, e adesso anche in rete sembra in qualche modo dominare. Questo è francamente una cosa talmente evidente che c'è anche il più realista, no, dei realisti dovrebbe accorgersi di quello che sta accadendo. A me sembra, diciamo, veramente al di là di adesso, non so, chiedo anche se è solo una mia percezione, ma perlomeno se è condivisa almeno dai presenti. Non è solo una tua percezione, probabilmente è una nostra allucinazione collettiva, ma io la condivido. E, tra l'altro, vabbè, Stefano, tu facevi riferimento al fatto che anche all'esterno del social network, quindi altre realtà sempre nell'ambito di internet, della rete, ma esterne al social network, riverberano questo stesso modo di agire. Questo stesso modus operandi, ecco. Quindi, vabbè, io pensavo a un concetto che ho esplorato di recente, che è il concetto di bolla percettiva. Mi viene da fare questa osservazione, perché se noi
all'interno del social network vediamo solo una determinata realtà che è stata stabilita a monte dagli algoritmi che determinano i contenuti che vogliono che noi vediamo oppure che non vediamo. La televisione riecheggia la musica dell'internet. Il giornale, anche il giornale online, riecheggia un'altra volta la stessa musica. E alla fine noi finiamo per non vedere tutta una fetta di mondo che però comunque continua ad esistere, mi sbaglio? Stefano? Su questo si aprirebbe un discorso filosofico, che cosa esiste e che cosa no. Io dal mio punto di vista, cioè quello metacomunicativo, nel modo più breve possibile, dico che la realtà è quello che credi essere la realtà. Cioè se tutto il pianeta credesse che siamo sull'orlo dell'estinzione, saremmo sull'orlo dell'estinzione, perché chi altro doveva arrivare un alieno a dirci no, guardate che non è vero. Cioè, noi crediamo ciò che noi riteniamo reale, percepiamo come reale, tale è. Tant'è che ma qui ci sono molte cose di psicologia sociale che si sono viste in passato. Se sui giornali comincia ad esserci gli stupri, ci sono gli stupri, pieno di stupri, tutti hanno paura dello stupro. Poi vai a vedere i dati e scopri che lo stupro magari non è addirittura diminuito, ma non importa, è quella che si chiama percezione, cioè tu vivi in quello che percepisci. Quindi sì, mi sembra palese, la realtà esiste, ma nella misura in cui tu la riconosci tale. Se tu la nascondi da tutte le parti, nessuno la può vedere, nessuno la può commentare, la realtà, quella realtà non c'è. L'albero che cade nella foresta e nessuno se ne accorge, è caduto o no? Cioè, diventa quasi indifferente se è caduto davvero. Il punto è che se nessuno se ne è accorto, nessuno ci fa caso, nella realtà di tutti quell'albero non è mai caduto, anzi non è mai esistito. Hai qualcosa da aggiungere, Benedetto, su questa questione della bolla percettiva? Concordo con quanto è stato detto, cioè un po' una visione fenomenologica, cioè il nostro vissuto interiore fondamentalmente è fatto da ciò che è il nostro vissuto, cioè per noi è una realtà, non importa se sia o non sia reale. Nel momento in cui io sono spaventato perché fuori è pieno di malintenzionati che possono borseggiarmi, il fatto che io sia spaventato è il mio vissuto interiore e questo è reale. Cioè che poi fuori magari non ci sia nessuno, un'altra parte di maniche, però non cambia, cioè io opererò, agirò, sceglierò, voterò, farò qualsiasi cosa sulla base di quello che è il mio vissuto interiore, che a sua volta, siccome agisce, siccome ha degli effetti, è una realtà, cioè non si può più distinguere tra immaginazione e realtà in una prospettiva fenomenologica, che chiaramente non ho inventato io, ma deriva da Husserl, da Bismarck, da vari, insomma, prospettive che la vedono in questo modo. E questo è ciò che sta accadendo, è molto più facile manipolare la percezione della realtà che non che la realtà stessa, perché per quella basta, c'è una frase attribuita a Goebbels, il ministro della propaganda del Terzo Reich, che in realtà sembra non fosse sua, ma non ha nessuna importanza se sia o non sia sua, perché avrebbe potuto sicuramente dirla e descrive il modus operandi, diciamo. Dice praticamente che se ripeti all'infinito qualsiasi bugia, questa verrà creduta. Ed è vero sotto tutti i prospettivi, sotto varie prospettive, cioè la storia ce lo dimostra, che assurdità più che palesi, tipo, che ne so, penso all'eugenetica, che l'eugenetica non ha riguardato soltanto il Terzo Reich, anche se loro, diciamo, hanno avuto una capacità di portarla avanti incredibile, però la sterilizzazione coatta dei malati mentali, di persone portatrici di difficoltà, eccetera, è stata fatta prima che in Germania, negli Stati Uniti, in Svezia, in Giappone. Cioè è un qualche cosa che autorevoli per altri versi, per altre circostanze, scienziati, tutta la popolazione, cioè dava sostegno a tutto ciò. Cioè è un qualche cosa che veniva creduto scientifico. Sulla base di questo credere scientifico qualcosa, scusate se mi perdo in qualche cosa apparentemente un po' attinente, ma mi preme molto. Cioè
ciò che sappiamo, l'olocausto che è stato insomma fatto contro gli ebrei, in realtà è un antecedente sempre nella Germania stessa verso i cittadini tedeschi, si chiama progetto Action T4, nel quale sono stati prima sterilizzati e poi scientificamente uccisi, un vero e proprio genocidio, i cosiddetti vite indegne di essere vissute. Questo era il vero termine, scusate, non ricordo in tedesco, vabbè. E chi erano le vite indegne di essere vissute? Erano i malati psichiatrici, i malati di malattie che non si potevano curare, i nati deformi. Sono stati uccisi in modo che ha preparato poi l'olocausto, che ha proprio costruito, cioè, le basi, la metodologia, la struttura, tutto ciò. E questo attraverso il credere nella scienza, vista come un qualche cosa di assolutamente indiscutibile, perché tutti dicevano la stessa cosa, perché tutti dicevano quel tipo di narrazione, per quanto assurda e completamente ascientifica, anzi proprio non scientifica, cioè all'opposto, ha avuto degli effetti nella realtà, degli effetti devastanti. Scusate la divagazione. No, è stata molto importante a mio avviso. Tra l'altro hai toccato dei temi con cui ero entrata in contatto prima di tutta questa narrazione e che personalmente mi sono molto cari, quindi anzi grazie di questo intervento. Tuttavia ritorniamo sulla traccia principale, ecco, di questo intervento, ecco. Perché tornando al rapporto tra soprattutto social network e televisione, allora diciamo che un piccolo problema tecnico, ecco, dicevamo internet e televisione. Noi abbiamo sempre pensato che anche la televisione ci manipola, ad esempio anche con le realtà, eccetera. E quindi non percepiamo una differenza sostanziale tra quello che è internet e quello che è la TV. Tu invece, Stefano, so che fai una differenza tra queste due realtà, cioè che la manipolazione che avviene attraverso il tubo catodico è di un certo tipo, mentre quella di internet è di un altro tipo. Se ti va di approfondire questo concetto, ecco. Sì, molto brevemente, molto sinteticamente. I media tradizionali, sia le televisioni che i giornali, seppur degli aspetti lievemente diversi, hanno comunque una comunicazione che è unilaterale. Cioè praticamente sono appunto delle fonti che ci inviano dei segnali, che ci danno delle notizie e che ci disegnano una percezione di realtà, appunto, no? Perché ci raccontano un mondo, quindi ci raccontano che cosa è successo, cosa non è successo, e che cosa è vero, che cosa non lo è, no? Cioè, gli danno un significato agli eventi, ti costruiscono attorno a questa cosa. Però appunto sono degli stimoli che arrivano dall'esterno, cioè il tuo cervello, anche a livello inconsapevole, recepisce queste cose come roba che arriva da fuori. Ha tutta una sua importanza e si può anche andare a vedere nello specifico quanta importanza abbia. Faccio un piccolissimo inciso, per esempio quello che si chiama principio di autorità, è incredibile il livello che ha raggiunto riguardo al potere di convincimento dei media, perché, e questo è il mio esempio tipico, se tu accendi la TV e vedi l'annunciatore del tuo telegiornale tipico che sta facendo vedere delle scene di un tornado che distrugge una città e lui ti dice che è la tua città, tu apri la finestra, guardi fuori, non vedi assolutamente niente, è tutto normale, la prima cosa che pensi non è quello mi racconta palle, ma è sto guardando dal lato sbagliato. Cioè praticamente, molto chiaramente, uno misconosce i propri sensi per dare ragione ai principi di autorità di una notizia che gli arriva dall'esterno, il che sembra assurdo, cioè un po' come se uno ti dicesse guarda, io so che è così, tu hai visto la roba, sai che è il contrario, ma tu credi a lui e non a te. Ecco, noi questo lo facciamo normalmente in fronte ai media. Nonostante questo enorme potere accumulato dai media,
comunque il cervello lo recepisce come informazione che arriva dall'esterno. Mentre nei social network, questo è molto importante da sottolineare a mio parere, tu non hai delle informazioni che arrivano da fuori. Cioè tu entri in un social network nel tuo profilo, cioè nella tua pagina, è uno spazio tuo, dove tecnicamente, teoricamente, uno esprimi la roba tua, cioè tu scrivi cosa hai mangiato, il tuo gatto, come stai, cosa ne pensi di quel fatto, della pandemia, della politica, eccetera, eccetera, ma sono tue espressioni. E poi leggi ed entri in contatto con le espressioni e i feedback, quindi i commenti, di chi? Non di gente che non conosci, chissà da dove arriva, ma in gran parte dei tuoi amici, no? Proprio chiamati amici, cioè di quelli che tu scegli e selezioni come coloro con cui avere a che fare. Quindi in qualche modo nel social network, e di nuovo dico, non solo a livello consapevole, ma soprattutto a livello inconscio, il tuo cervello non sta dicendo, sento arrivare della roba, vediamo cosa ne penso, ma sono a casa mia, è una raffigurazione, un'espansione del tuo stesso spazio percettivo, quindi del tuo cervello. No? Quindi mentre quando al telegiornale ti raccontano una balla, no? Il tuo cervello può dire, boh, io forse non ci credo, non mi fido molto, no? Comunque può reagire in qualche modo, benché ci siano vari processi per cui tende a crederci, tende a fidargli, a dargli un certo affidamento. No? Nei social network, quando manipolano attraverso meccanismi di cui abbiamo parlato prima, ciò che compare o non compare sul tuo profilo, alla fine manipolano ciò che tu scrivi, no? O i commenti che ricevi su ciò che tu scrivi, stanno operando non fuori dal tuo cervello, ma dentro il tuo spazio cognitivo, all'interno del tuo stesso cervello. E questa è la cosa terrificante, cioè secondo me questa è una differenza veramente importante. Assolutamente, assolutamente, anche perché se avvengono all'interno del tuo cervello, tu pensi di volerle tu queste cose. Perdonami, non necessariamente volerle, però comunque esserne coinvolto. È un po' come se fosse, per dire, se io faccio un post in cui dico, che ne so, delle cose sgradite agli algoritmi, e gli algoritmi dicono no, questo post non si vedrà, io ho meno feedback, il mio cervello in qualche modo dice è colpa mia, sono io che devo aver scritto delle cose brutte per cui poi i miei amici non mi commentano e non mi danno dei like, no? Esatto. Non è che lo faccio conscio, ovviamente non è a livello conscio, chiunque direbbe ma che cazzo me ne frega dei like, andate tutti al diavolo, io scrivo quello che penso, punto, no? Perché? Perché ognuno di noi rivendica il fatto che eccetera. Ma questo non ha niente a che fare con un livello più sottile in cui il tuo cervello riceve o non riceve dei feedback e quindi tutti i meccanismi che abbiamo evidenziato prima che non sono consapevoli, no? Che spesso quando si parla di questa roba qua poi ti commentano dicendo ma io me ne frego dei like, ma grazie, tutti se ne fregano dei like, nessuno è così scemo da dire io sono qua che sbavo per i like. È purtroppo però un meccanismo inconsapevole che non puoi controllare, fa parte di, come spiegava prima, anche tecnicamente, il dottor Pangocci, di un meccanismo psicologico, cioè un meccanismo meccanico, neurologico, che non puoi controllare, non dipende dalla tua volontà. Assolutamente, assolutamente. Tu citavi, comunque nel corso di questo intervento è venuto spesso fuori la parola algoritmo. Stefano, se hai voglia di spiegarci in breve, per non addetti ai lavori, che cos'è l'algoritmo, come funziona e come questo meccanismo, questa cosa, va a inserirsi nel contesto che abbiamo appena configurato. Beh sì, di nuovo in modo estremamente sintetico e anche perché non sono veramente un grande esperto, ne so solo qualcosina. Gli algoritmi non sono altro che dei programmi, quindi appunto dei software, no? Delle righe di codice, che teoricamente svolgono un ruolo, quello che gli è stato assegnato. Ovviamente non sono molto semplici, una volta i primi processi di questo genere potevano essere del tipo cerca se trovi sta parola, segna 1, ogni volta che trovi sta parola segna 1 e poi sommami 1, vedi che numero esce, se il numero supera un tot, succede, fai questo, non so, tipo appunto cancella il post, segnala il post, eccetera. No? Ovviamente oggi sono molto più complessi questi algoritmi, per cui non è che cercano una parola o fanno tutta una serie di calcoli molto più articolati. L'unica cosa, diciamo, l'unica notazione interessante, diciamo, secondo me significativa, è che nel mondo reale, quando ci sono dei regolamenti, seppur dei regolamenti assurdi, illogici o addirittura spaventosi, pericolosi, e c'è un essere umano a cercare di imporli, certamente si...
tante volte ci siamo trovati di fronte al controllore idiota, no? Che non capisce o che fa finta di non capire e vuole lo stesso a tutti i costi, no? Eseguire il comando, il regolamento, anche se è palesemente idiota in quel contesto, fuori dovrebbe essere. Però un essere umano dei margini ce li ha. Cioè puoi dirgli, ma che cazzo fai? No, aspetta un attimo, ragiona su sta cosa, no? Con un algoritmo non puoi ragionare. Quindi questa è una cosa assolutamente terrificante, cioè l'algoritmo fa i suoi calcoli, decide le cose, se tu gli hai dato il potere di togliere la parola a qualcuno, cancellare qualcuno, cancella qualcuno, toglie la parola a qualcuno, anche se sta cannando completamente. No, non voglio stare a fare esempi per non perdere tempo, però diciamo, giusto per, spesso la gente viene cancellato un post, bannato, sanzionato per istigazione al suicidio, quando non ha istigato mai nessuno in nessun modo al suicidio. È successo a me, mi hanno dato un mese di sospensione di istigazione al suicidio per aver tradotto un articolo che diceva nel titolo: se il governo ti dice di buttarti da un ponte, tu ti butti da un ponte. Okay. Secondo loro io istigavo la gente al suicidio. Ora, okay, è chiaro che quello non è un essere umano non può essere così scemo, cioè nel senso neanche se sia proprio è malato, diciamo, essere messo per una persona di gravissimi ritardi cognitivi a fare questa cosa, ma è chiaro che è stato un robot, diciamo, a farlo, appunto un programma, e col programma non ci ragioni, hai voglia di spiegargli non stavo istigando al suicidio, lui ha fatto i suoi calcoli, ha deciso che io istigavo al suicidio e io sono un istigatore al suicidio. Tra l'altro, nella misura in cui queste cose poi hanno diventano dei pregiudizi, cioè nel senso che vieni flaggato tecnicamente, è un po' come se tu avessi un precedente, no? Come se ti avessero arrestato in passato per una roba. Ecco, è come se immaginate un mondo del futuro in cui sono gli algoritmi a decidere se tu vieni arrestato o no, e ti arrestano, non so, per stupro, anche se non hai mai fatto niente del genere, e poi c'hai il precedente per stupro, la volta dopo ti arrestano, non so, per un'altra roba, per un errore, la terza volta ti danno la pena di morte, perché oramai no, cioè sei un reo con terribili precedenti. Un seriale. Esatto, cioè sei l'uomo criminalis, no? Però. Esatto. Ecco, avviandoci alla conclusione di questa intervista, allora noi abbiamo illustrato una serie di processi che avvengono all'interno di queste piattaforme e all'interno, se vogliamo, di internet in generale. Ma e quindi, diciamo, in chi ci avesse ascoltato, in chi ci ascolterà in futuro, sarà nata sicuramente una maggiore consapevolezza di questo mezzo di comunicazione, no? E quindi, allora, mi rivolgo a Benedetto. Ora che noi siamo un po' più consapevoli rispetto a un'oretta fa, possiamo definirci più al sicuro rispetto all'uso dei social network? Possiamo definirci non più manipolabili o meno manipolabili di prima? Oppure questi mezzi sono, cioè, agiscono a prescindere, insomma? Diciamo ni. Allora, io mi collego a una cosa che ha detto Stefano, cioè nessuno consciamente direbbe io vivo per il like di Facebook perché si sentirebbe un idiota fondamentalmente, però a livello inconscio ciò agisce. Allora, noi abbiamo la testimonianza di tale Justin Rosenstein, che è l'ideatore del pulsante mi piace di Facebook, cioè l'ha inventato lui, cioè si suppone che sappia di cosa parla fondamentalmente, che ha dichiarato che nonostante sapesse esattamente come funziona, ha dovuto interrompere per un po' la sua fruizione del social perché ne era diventato dipendente. Quindi, basta saperlo? No, assolutamente. Sono mezzi progettati per, esattamente come basta sapere che fumare fa male per non... qualsiasi fumatore sa che fumare fa male, cioè è impossibile non saperlo fondamentalmente, eppure uno fuma, anch'io ogni tanto fumo, non è che sono esente da ciò. Il concetto è che sapere è una cosa, comprendere è un'altra. Sono due termini che solo per estrema superficialità a volte vengono messi come sinonimi, ma non lo sono neanche per sbaglio sinonimi. Allora, saperlo non ci difende, sicuramente no. Comprenderlo ci aiuta a capire, soprattutto da evitare il rischio più stupido, cioè quello di credere che sia un'esagerazione che riguardi soltanto altri più ingenui di noi, perché questa è la via maestra per finire per primi, cioè succubi di tale mezzo. Sì, no, è vero, la stampa può ironizzare, ma quelli stupidi, ecco, per il primo è quello che lo dice solitamente.
Poi, quindi, innanzitutto evitare questo errore palese e poi evitare di sottovalutare il pericolo, cioè noi lo sappiamo, l'abbiamo analizzato, sappiamo come funziona, però il pericolo è reale, è stato progettato apposta per essere in quel modo, cioè, ed è una grande massa, cioè, rappresenta in qualche modo il nostro confronto con la società, cioè col surrogato della socialità nel momento in cui la società stessa ci è stata grossolanamente impedita. Quindi cioè, è un qualche cosa di... è un leviatano, cioè è un qualche cosa di immenso che nei confronti ai quali ci confrontiamo. Quindi a mio avviso non va sottovalutato e sarebbe necessario prevedere almeno dei momenti di disintossicazione. Cioè io penso a, che ne so, niente social dopo una certa ora, cioè proprio disattivo e non esiste nessun, oppure niente un giorno alla settimana, che so, la domenica no, non li tocco e cerco di farmi una vita reale, cioè qualche cosa che abbia un valore un po' più importante, almeno per non dimenticare che esiste, perché altrimenti il rischio è veramente quello. Cioè il giorno della memoria dovrebbe diventare oggi non solo il giorno della memoria delle cose atroci che sono state commesse, che non funziona perché poi le rifanno, anche cioè, quindi non funziona, dovrebbe essere il giorno della memoria della vera, di quella che io chiamo la vera umanità, cioè che è in opposizione a... A me è venuta subito l'assonanza, no? Quando ci hanno detto che la normalità deve diventare la nuova normalità. No, secondo me non è la nuova normalità che deve diventare. Noi dobbiamo difendere la vera umanità, quella che è tale per decreto naturale, non per decreto ministeriale. Cioè quella che è tale perché siamo fatti così, fondamentalmente. E quindi a volte dobbiamo, per difenderla, disintossicarci da questi mezzi che... Che sì, sono utili, cioè, noi stessi siamo qua, cioè, non è che assolutamente bisogna fare gli Amish e staccarsi alla società. La società ci siamo, bisogna conoscerla, bisogna conoscere vantaggi e soprattutto svantaggi, e però bisogna anche difendersi mantenendo dei tempi di disintossicazione. Penso anche a dei ritiri, cioè dei ritiri di 5-10 giorni in cui uno si disintossica e riscopre un contatto con quello per cui ci siamo evoluti, cioè fondamentalmente noi non siamo pronti a sostenere una richiesta di like costante per tutto il giorno da migliaia di persone, questo ci manda in tilt fondamentalmente, non siamo in grado di mantenere la nostra presenza, la nostra consapevolezza di fronte a questa aggressione costante. Quindi ecco, per concludere, sì, essere consapevoli aiuta, però non basta se si sottovaluta il nemico. Potrebbe essere questo. Assolutamente. Ma Benedetto, tu hai di recente scritto un libro, vuoi introdurlo, vuoi spiegare di cosa si tratta? Perché è proprio su questi temi, no? Sì, sì, i titoli, cioè i temi sono questi. Tra l'altro il titolo che avevo proposto all'editore era proprio La vera umanità, che non l'ha gradito per motivi semplicemente di marketing, diciamo, e quindi ha scelto Umanità sotto scacco. E il sottotitolo sono riflessioni filosofiche, psicologiche e scientifiche per affrontare lo stato di emergenza. Io ho un libro molto snello, sono 100 pagine, quindi molto breve. L'uscita è prevista per il 28 aprile, quindi ancora non è... però insomma, questione di una settimana. E sono una serie di riflessioni appunto che io porto su questo tema della vera umanità da più prospettive e soprattutto come fare a difendersi dalla manipolazione, come fare a avere il coraggio di diciamo sostenere le proprie opinioni anche di fronte alle enormi pressioni che avvengano e soprattutto sull'importanza di avere una visione che non sia diciamo vivere nella paura, perché questo ha degli effetti terribili anche proprio sul nostro sistema immunitario, cioè qualche cosa è devastante, la paura è una risposta utilissima sul breve termine perché ci segnala qualche cosa e ci mette in allerta proprio fisiologicamente per poter reagire, ma se diventa cronica in realtà ha degli effetti, ora banalmente giusto per aprire, cioè com'è che è utile nel breve termine, perché mette in stand-by, sospende tutto ciò che non è indispensabile sul momento, tra cui il sistema immunitario, perché se io devo fronteggiare un leone che rischia di saltarmi addosso, il mio sistema immunitario diciamo, è molto meno importante del mio sistema motorio, ecco, meglio che me la dia a gambe. E allora però questo è utile nel breve termine, se il mio sistema immunitario lo comprometto per mesi, per anni, cioè, questo è ovvio che ha degli effetti dannosissimi, fondamentalmente.
Quindi, cioè, io cerco di ripercorrere un po' una serie di riflessioni, appunto, che a mio avviso, tra cui per esempio la domanda su che cosa lasciamo ai nostri figli, cioè che esempio diamo, cioè fondamentalmente siamo davvero convinti che l'obbedienza sia il più importante dei valori, oppure mi viene anche Don Milani, no? L'obbedienza non è più una virtù, oppure vogliamo recuperare la libertà che almeno, cioè, che in qualche modo avrebbe fondato la società del benessere che abbiamo vissuto, che poi, vabbè, ha fatto una curva e è ricapitolata su se stessa. Però noi, col nostro comportamento, che è quello poi che attraverso l'imitazione insegnerà alle prossime generazioni i valori reali, perché noi possiamo anche dire il valore della libertà, ma se il nostro comportamento lo neghiamo, ovviamente non è quello che trasmettiamo, perché noi l'imitazione è il principale canale di apprendimento. E quindi, cioè, noi nel modo in cui ci comportiamo, poi ci possiamo guardare allo specchio e dire sì, ok, va bene, o dovremmo forse vergognarci? La risposta è di ognuno, cioè, io non dico devi vergognarti per questo o per quell'altro, però credo che sia importante che ognuno di noi la domanda se la faccia. Ecco, questo è un po' il senso di queste riflessioni, che poi, insomma, chi vorrà, appena disponibile, potrà leggere, insomma. Metteremo sotto la diretta e nella pubblicazione di questo video in differita sul nostro canale Rumble poi i vostri link, tra cui il link dove è possibile forse già prenotare, preacquistare, non so il termine giusto. Sul sito dell'editore risulta acquistabile, Leone Verde è l'editore che mi ha pubblicato, esatto. Anche se però in realtà credo che non sia ancora uscito alla cioè è stato mandato alle stampe, ma la tipografia ancora non l'ha riconsegnato, perché io stesso non ne ho avuto una copia, quindi questo è un buon indice del fatto che ancora non è disponibile, diciamo. Ci vorrà qualche giorno in più, però è già possibile fare l'acquisto. Sì, e anche del libro Mindfucking di Stefano, che tra l'altro ho acquistato anche io di recente, mi sto apprestando a leggere, metterò il link insieme poi a tutti i vostri link personali in descrizione al video. Ritornando sempre, ecco, sul tema, Stefano, allora, se Benedetto propone, Benedetto, ma penso anche altre persone oltre a lui, propongono dei periodi di digiuno, propongono una regolamentazione della presenza di questi media all'interno delle nostre vite. Tu, Stefano, proponi anche qualcos'altro? Cosa proponi per mitigare l'influenza negativa, appunto, dei social network? Le osservazioni che ha portato Benedetto le condivido completamente. Personalmente avevo già cominciato proprio questo tipo di percorso senza, tra l'altro, neanche come vera e propria decisione cosciente, era stata quasi una reazione, cioè in passato più di una volta periodicamente io mi stacco dai social proprio anche per una settimana, anche perché io ne faccio un uso abbastanza intenso quando lo faccio, cioè quasi quotidiano o più che quotidiano, a seconda dei periodi, e tra l'altro sono su più social perché per vari motivi, appunto, soprattutto quando i canali comunicativi venivano interrotti per varie tecniche, cioè per i problemi tecnici di cui parlavamo poco fa, no? Quindi da parte dei social network, però mi veniva richiesto comunque di essere presente perché ho interallacciato molte attività in divenire che si sviluppano proprio sui social, tramite i contatti sui social, per cui sono presenti su più social e ne ho un'attività molto intensa, e io periodicamente mi ci stacco, proprio stacco completamente la spina, non mi connetto proprio più, in modo da non avere nessun tipo di feedback, nessun tipo di cosa, e mi, come dire, disintossico periodicamente almeno un po'. Allora, è una cosa che già facevo naturalmente, adesso la faccio con un po' più di consapevolezza. Sono d'accordo di nuovo con Benedetto quando si dice che questi sono comunque dei mezzi di, come dire, gestione della situazione, ma non risolvono il problema, non è che ci rendono non manipolati, non manipolabili o indifferenti a queste dinamiche, anzi, cioè, siamo comunque soggetti a queste dinamiche, però ne possiamo in qualche modo cercare di comprendere e magari contrastare un po' almeno alcuni effetti negativi, ecco. Se dovessi dire una soluzione, io la vedrei in maniera più radicale, le mie soluzioni sono sempre un po' più radicali, diciamo, nel senso che molto francamente, molto semplicemente, io farei notare che i social network, appunto, hanno un problema fondamentale, che non sono controllabili. Perché non sono controllabili? Perché sono in questo momento
in mano completamente a gruppi privati che non hanno alcun controllo da parte di nessuno. È vero che alcuni governi in alcune aree del mondo hanno fatto valere le loro leggi, la loro capacità di influenza, soprattutto economica, no? Su queste organizzazioni, su queste strutture imprenditoriali, e hanno in qualche occasione imposto alcune cose. La cosa drammatica è che hanno più spesso imposto limitazioni e utilizzo più, diciamo, specifico di queste stesse tecniche di condizionamento piuttosto che imporre limitazioni e quindi in termini di garanzie per gli utenti, cosa che... Però ecco, invece, se vogliamo andare sull'idealistico, io sarei molto contento se un governo come quello italiano, se ancora esiste un governo italiano da qualche parte, convocasse i responsabili dei social network, tutti quanti, dal primo all'ultimo, e dicesse loro: signori, qui da noi c'è una roba che si chiama Costituzione, c'è un articolo ben specifico che tutela il diritto inviolabile di tutti i cittadini italiani a esprimere con ogni mezzo disponibile la loro opinione sui vari argomenti senza alcun tipo di censura o limitazione, se non per atto dell'autorità giudiziaria e se non quando e dove appunto l'autorità giudiziaria rilevi un illecito proprio nella diffusione di tali notizie, quindi un reato, no? Nella diffusione di tali notizie. In assenza di questa roba qua voi non potete né condizionare né limitare né censurare un bel niente, quindi arrangiatevi, non ce ne frega niente, riscrivete le vostre regole oppure cancellate le vostre regole, rendetele dei consigli, fate quel cazzo che volete, ma non potete più limitare l'espressione dei cittadini sulle vostre piattaforme, perché de facto le vostre piattaforme sono diventate un luogo pubblico dove le persone esprimono, condividono e discutono opinioni pubbliche, quindi creano l'opinione pubblica, e quindi voi non potete decidere chi può parteciparvi e chi no, in che misura, dicendo cosa, no, non sta nelle vostre possibilità. Quindi una limitazione a questo potere, a questi gruppi privati, secondo me sarebbe logico in teoria aspettarsi che arrivasse proprio dal potere pubblico, cioè da quello che dovrebbe rappresentarci, garantire proprio i nostri diritti, almeno sul nostro territorio. Questa è la teoria. Poi la pratica, se devo essere molto sincero, io non ritengo che ci sia nessun governo, non ritengo che ci sia più nessun Stato italiano, perché si basava sulla Costituzione. Nell'arco dell'ultimo anno la Costituzione è diventata praticamente carta igienica, per cui di fatto, per quanto mi riguarda, io non riesco più a percepire se esista davvero uno Stato italiano, e quindi diventa un po' utopico pensare che un governo di questo Stato cerchi di far valere una carta che sta stracciando costantemente da un anno a questa parte. Però nel caso in cui, miracolosamente, prima o poi risorga uno Stato italiano o qualcosa di nuovo, che non sia neanche più lo Stato italiano, ma un altro Stato o un'altra forma di associazione che abbia questi principi, che condivida questi principi, a mio parere verrà il momento in cui bisognerà confrontarsi con questi poteri privati e fargli presente che queste cose non sono non fanno parte delle cose che loro possono applicare sulla popolazione. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, ritornando, agganciandomi proprio a conclusione di questo intervento, agganciandomi al discorso che tu, Stefano, hai detto, no? Che di fatto lo Stato italiano sembra fare carta straccia dei nostri diritti costituzionali, vorrei chiudere questa intervista con un appello che non è tanto legato alle tematiche di questa intervista, ma è legato a quello che all'interno del nostro progetto Un Ponte tra Mondi stiamo facendo in merito al decreto legge del 1° aprile, in merito all'obbligo vaccinale per determinate categorie professionali. E quindi appunto volevo chiedervi se vi fa piacere unirvi a questo appello, che noi alla fine di ogni nostra trasmissione più o meno lanciamo, quindi se avete qualcosa da dire a riguardo. Vuoi cominciare, Benedetto? Che... Beh, inizio io in quanto coinvolto, perché come immagino saprete, lo psicologo è professione sanitaria da qualche anno e questo coinvolge nell'obbligo. Io vorrei rispondere appunto da psicologo leggendovi l'articolo 4 del codice deontologico degli psicologi, e poi capirete il perché. Leggo: nell'esercizio della professione lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e all'autodeterminazione e all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni.
nel rispetto a opinioni e credenze, astenendosi all'imporre il suo sistema di valori, non opera discriminazione in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso e appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Ecco, io mi domando dov'è in questo caso la difesa dell'autodeterminazione che è nella prima riga dell'articolo del codice deontologico che vi ho detto. Si perde completamente, e questo ogni volta che c'è un obbligo. Non voglio entrare sul fatto che tutti già sanno, fondamentalmente si tratta di un farmaco sperimentale alla fase 4, quindi fondamentalmente fase sperimentale, che ciò viola degli accordi internazionali che non si potrebbero rendere obbligatorie delle terapie. In realtà nessuna, secondo il trattato Oviedo, però a maggior ragione non se sperimentale, eccetera, eccetera. Ma anche semplicemente soffermandosi sul rispetto per l'autodeterminazione e l'autonomia. Questa parola fondamentale che è stata... seviziata, torturata, che attaccata fondamentalmente. Ecco, il mio appello è nella difesa dell'autodeterminazione, che secondo me è fondamentale in qualsiasi circostanza. Non aggiungo altro. Stefano? Sì, in questo sarò veramente lapidario, è una cosa sulla quale... della quale mi sto occupando da diversi anni, da quando è iniziata quella che alcuni chiamano politica vaccinale, io chiamo in altro modo, veramente voglio proprio essere il più possibile netto e chiaro, senza neanche stare a spiegare e argomentare. Io sono nato in questo corpo, per quanto mi riguarda sono io che decido che cosa si fa con questo corpo, nessun altro in nessun caso, in nessun modo mai può farlo. Nessuno potrà mai obbligare me a decidere diversamente su cosa succede nel mio corpo, lo decido io, e credo che questo dovrebbe valere per tutti. Io sono una persona molto egocentrica, egoriferita, ho tanti profili, però appunto mi sembra, così mi aspetterei che anche per gli altri il corpo in cui vivono sia una roba sulla quale dovrebbero decidere loro e nessun altro. Però se gli altri preferiscono cedere questa cosa, io non discuto sulle loro scelte. Per quanto riguarda il mio corpo, questo è garantito al 100%. Noi speriamo di trovare uno spazio vitale all'interno del quale poter gestire il nostro corpo e le nostre vite come meglio riteniamo, insomma. E vabbè, ci sarebbe moltissimo da dire anche su questa mia ultima affermazione, ma siamo all'ora e mezza di trasmissione, quindi con questo augurio saluto tutti voi, e saluto anche voi due, Stefano e Benedetto. Allora, ricordiamo un paio di dati tecnici. Allora, noi l'altra rubrica della nostra pagina Dialoghi in compagnia di Andrea Sartori ci vediamo giovedì mattina alle ore 11 sempre sulla pagina Un Ponte tra Mondi, mentre con questo nuovo programma l'appuntamento è al mese prossimo, non sappiamo ancora quando perché le trasmissioni sono random, però ci rivedremo, ecco, con altri ospiti e di nuovo per approfondire altri temi legati alla situazione attuale. I miei due ospiti possono rimanere collegati per un commento rapido dietro le quinte, e per quanto riguarda i nostri spettatori, arrivederci a tutti e grazie.